Buongiorno a tutti, sacchettone dei prodotti finiti del mese di settembre. Come vedete il sacchetto è diverso, è questo sacchetto carinissimo del Piccolo Principe, perché ero convinta di aver perso, cioè non trovavo più il mio sacchetto solito, salvo poi scoprire che era appeso, per farvi capire quanto sono fuori di testa, era appeso al calorifero qui vicino alla finestra con davanti la tenda e io non lo vedevo. Quindi vabbè, per questo mese ho accumulato qui, poi tornerò al mio solito sacchetto. Allora, qualche prodotto anche questo mese, partiamo da quello che mi è piaciuto meno di tutti. Allora, il prodotto che purtroppo mi è piaciuto meno di tutti è questo tonico di verde sativa, rivitalizzante, delicato e lenitivo. Allora, la confezione è da 100 ml, quindi adatto anche ai viaggi eventualmente, e non è specifico per nessun tipo di pelle, però va bene anche per le pelli più sensibili perché è un pochino appunto lenitivo, ha dentro il mirtillo, un po' di lavanda mi sembra, vediamo un po', vi lascio qua comunque, sì, ci sono un sacco di estratti interessanti, però questo tonico almeno per me ha un problema, ovvero prima di tutto bisogna usarne davvero pochissimo. E poi in ogni caso non so, forse per il mio tipo di pelle è un po' troppo, perché io comunque ho una pelle mista. Mi lascia una sensazione di pelle un po' appiccicosa, non so, non mi è piaciuto. Probabilmente andrà meglio appunto per chi ha una pelle più secca e più sensibile della mia, però visto che non era, diciamo specifico, poi visto che è uno dei nuovi prodotti di Verde Sativa, io ho voluto portarlo a casa per testarlo, ma purtroppo per me non va bene. Poi torniamo invece alle cose belle, più belle. Allora, ho finito un'altra confezione di Budger Cuticle Care, è vuota, vuotissima, e è la seconda che finisco, ne sto già utilizzando una terza. Vedete che comunque le unghie ci sono. Le pellicine non sono ancora, non sono al massimo, però ho le unghie da un po' di tempo a questa parte e credo che sia merito in gran parte di questo prodotto. Prima di tutto perché mi si sfaldano molto di meno. Io lo massaggio alla base, sia quando ho lo smalto, cioè quando ho lo smalto solo alla base, quando non ho lo smalto su tutta l'unghia. E devo dire che sembra che faccia davvero un gran bene alle mie unghie. Me le sento più forti, mi sembra che crescano un pochino più in fretta. Poi, per carità, gli incidenti capitano, tipo questa, me la sono chiusa nella griglia del negozio, quindi si è rotta. Però devo dire che si sfaldano meno di prima e mi sembrano più forti. Quindi io questo prodotto continuerò a usarlo almeno finché non troverò un degno sostituto. Però, insomma, non vedo perché cambiare, visto che lo adoro. Un altro prodotto di cui vi ho sicuramente già parlato è lo shampoo crema purificante di Verde Sativa. Sapete che a me piacciono molto i prodotti per capelli di Verde Sativa, quindi shampoo e balsami. E questo l'avevo già utilizzato in passato, non posso che confermare che è un prodotto che per me va bene, che mi piace. Assimilabile, simile nella, non so se nella formulazione o comunque nell'effetto allo shampoo doccia, al Gasol di Thea. Quindi uno shampoo che pulisce molto bene, che va a purificare la cute anche in caso di un pochino di forfora o un pochino di sebo da stress, insomma, se avete mangiato qualcosa che non va. Io lo alterno a shampoo un pochino più delicati. E devo dire che fa sempre egregiamente il suo lavoro. Lo diluisco sempre un pochino e questa confezione mi è durata davvero un sacco. Poi, rimanendo sui prodotti per capelli, un nuovo amore, ma che è già entrato nella mia top 10 dei prodotti preferiti di sempre, è la lozione Ricci Morbidi di Bioficina Toscana. Si vedrà? Sì, questo, la scritta bianca sul fondo azzurrino non è proprio il massimo della vita. Comunque, il prodotto si presenta così e è un prodotto che io sto utilizzando dal momento dell'uscita, quindi da fine luglio. Ho terminato questa confezione a fine settembre, quindi devo dire che nonostante i suoi soli 100 ml di prodotto, è un prodotto che ha una vita piuttosto lunga. Ne basta infatti molto poco e va, come dire, io lo utilizzo al posto del gel di aloe o della spuma, lo scaldo un po' tra le mani e poi lo lavoro sui capelli in questo modo, ovviamente a testa in giù e poi asciugo col diffusore. E mi è piaciuto davvero moltissimo perché lascia i capelli morbidissimi con un profumo secondo me fantastico, è una sorta di, non lo so, io ci sento un fiorito speziato che appunto permane sul capello, non
un anno, però insomma un giorno e mezzo sì, ed è una cosa che io trovo molto piacevole. Lascia i capelli belli lucidi, toglie un pochino il crespo e li definisce bene senza appesantirli e senza incollarli, quindi per me questo è un prodotto che spacca, come direbbero i giovani d'oggi o i giovani degli anni 90. E lo consiglio, vi lascio qui dietro l'inci, se si vede perché è curvo ovviamente, però è proprio un bel prodottino, mi piace tantissimo. E l'ultimo prodotto di cui vi parlo per questo mese e poi vi lascio è, anche di questa probabilmente vi ho già parlato e sapete, se mi seguite da un po' sapete che è una delle mie matite per sopracciglia preferite ed è Lingering di MAC, di quelle automatiche. E vedete che è proprio finita. Mi piace moltissimo, anche se continuo a sostenere che la quantità contenuta, cioè 0,9 grammi, cioè non so quant'è, no, 9 grammi forse, spero, perché 0,9 sarebbe davvero poco. Per me si consuma davvero in fretta. Io non ho mai pensato di fare il confronto con altre matite. Però secondo me dura davvero poco, soprattutto per il prezzo che ha, che adesso non so se si aggira sui 18 euro, insomma, è caretta. Ciononostante continuo a ricomprarla perché tra tutte le matite sopracciglia mai provate, questa è la migliore. Comunque, essendo così automatica, la mina rimane sempre piuttosto sottile, si riesce a dosare bene, è cerosa ma non troppo morbida, quindi non si squaglia. Ho scoperto in diretta una cosa incredibile. No, non c'è un temperino, no. Cioè, non so perché sono riuscita a staccare il fondo, ma non c'è un temperino qua dentro, se no si vedrebbe. Ma mi sto dando questa. Dicevo che è cerosa ma non troppo, morbida ma non troppo, non si squaglia anche col caldo, rimane lì, ha un colore perfetto per me, quindi cosa devo fare? A me continua a piacere, quindi continuo a ricomprarla, magari approfittando di qualche amica con sconti MAC, cose così, insomma, cerco magari di non acquistarla proprio a prezzo pieno, ma rimane uno dei miei preferiti di sempre. E basta, questo è quanto, spero che questo video vi sia stato utile, se avete qualche domanda, come al solito, fatemela qui sotto, anche se sono un pochino indietro con i commenti e mi scuso, ma è sempre un po', sono sempre un po' incasinata. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!